Un saluto a tutti voi che ci ascoltate da 100, soprattutto perché qui si gioca Cividale contro 100, diciamo più o meno playmaker Lamb assieme a Lucio Redivo, che vuole va il tiro dai 6,75, va a segnare e comincia già benissimo e fuori ancora per Delfino. Buona, ottima palla invece adesso per questo gioco a due. Tiro da tre mi pare solamente un errore, quello di Mastellari. Adesso però la squadra di Cividale fa un buco in difesa. Diciamo che Palumbo è un giocatore molto importante per 100, però lo davano appunto con un leggero infortunio, quindi non so se lui giocherà. Intanto c'è questo gran rimbalzo di Toscano della Gestecco, non riesce a dare il pallone Daron Lamb, viene perso, dunque si va dalla parte opposta, ecco, viene perfettamente inseguito per 100 con Mussini che sta imperversando. Ben 8 punti realizzati, 2 bombe, ancora Mussini libero da 3, e ancora sì, una bomba. Forse c'è un fallo, punti, ancora tiro da 3 punti di Marangon, e questa volta Leo Marangon va a siglare. Non ha dominato, qua intanto per la persa di Delagnello, non ha dominato Cividale con grande parziale nei primi 5 minuti. Qua Carlos Delfino al tiro da 3. Un rigore per riportare in parità la situazione. Ora c'è Mussini, possesso di palla pericolata, tiri da 3 punti, arriva fino in fondo e poi di sinistro fa fuori la difesa cividalese. Il gaucho di casa cividalese fino in fondo, il gaucho sbaglia, però rimbalzo di Marangon, altra azione giocabile, il tiro da 3 punti, il gaucho e segna la squadra di casa, che con questo pallone offensivo potrebbe ritornare in vantaggio e potrebbe farlo con Luca Campani. Lo fa con Campani. Questi è Mitchell, si prepara per il tiro, voleva entrare in area, Mitchell tira, si alza da 3 punti, Mitchell bravo anche lui, raddoppio su Mitchell, Mitchell ancora verso Arci, si alza Arci per il tiro da 3 punti e segna Arci alle il pallone, tiro da 3 punti, attenzione, fallo. Però c'è il fallo, Redivo, Lucio, tutti e tre devono andare a canestro e sbaglia invece. Vediamo, peccato per e segna questo, è preveggente, vediamo, ed eccolo qua, time out ovviamente di Meccacci. Vediamo la rimessa in gioco, c'è Carci, giocata bene con Bruttini che va fino in fondo.